Allora ragazzi, buongiorno a tutti, anzi per me buonanotte, al momento sono quasi le 11:20, non ci fate caso, ma vabbè ragazzi, mi guardo un po' sul sole, ancora le puntate del 2012, perché devo sapere bene la storia, la trama, chiamatela come volete. Allora, oggi l'abbiamo già smontato il tutto, l'abbiamo già visto, ma lo analizzeremo per bene. Dentro la sua interiora. Comunque, ho visto adesso ci sto facendo caso che c'ha l'attacco per il coso da muro. Ma va bene, non sapevo l'avessero pure i monitor del computer. Va bene, la prima volta che lo vedo. Pieno di polvere, e questo qua già l'avete riconosciuto in tutto il suo splendore. Certo, ragazzi, purtroppo i segni di usura non mancano, è del 2005, quindi comunque è sempre vecchio. C'è l'uscita cuffie, l'altoparlante non arriva neanche a mezzo watt, NEC, modello AQ-Sync, LCD 52VM, Liquid Crystal Display, a LED, sono tutti a LED. Questo mi pare, avevo detto che era a neon, ma mi sa che è a LED, pure perché nel 2005 a neon penso che già non li facevano più. Non lo so, ragazzi, non è che sono chissà chi. Allora, andiamo a levargli il piedistallo. Andiamo a smontarlo. Ok, questo è il monitors. Andate a vedere. Cacciavite solito, allora la grandezza quant'è? Chi sta a creare? Potrei registrare con la nostra amichetta, solamente che non mi fido perché può registrare per 15 minuti almeno col cellulare, posso registrare per infinito perché c'ho 5 giga. Invece lei c'ha 1 giga libero. Manco. Insomma, non è minuscolo. Le viti, allora queste sono uguali, perfetto. Come potete vedere, ancora sono col computer vecchio, troppo. È così però. È normale che adesso va. Tasto d'accensione è rotto, ma questo è da almeno 10 anni che è rotto. Qui non penso ci sia l'atticon, non ci penso proprio, ma non lo so, per potersi che c'è, io non lo, no, ma non, qua non c'è, qua questa stabilizzazione mi manda tutto fuori fuoco. Ok, era questo che faceva rumore. Vabbè, vado a prendere la pizza. Questo monitor che era insieme a un computer l'avevamo vinto, io no, ancora non ero nato, cioè sono nato proprio nel 2004, proprio quando picchiaro. Però va bene, allora vi faccio vedere. Io non vabbè, è due tre giorni che non l'accendo, però vabbè, diciamo si può toccare qua sopra, ma vabbè, è tutto impolverato, va bene. Allora, giusto per vedere, dicevamo, allora questo è il monitor all'interno, processore della scheda madre Genesis, proprio la marca migliore. Allora, diciamo, questa è la scheda d'alimentazione e questa è la scheda madre. Di sicuro la componentistica che c'è qui dentro è meglio di questo televisore Ariely, perché comunque il televisore Ariely è sempre una marca cinese e comunque questo qua di sicuro costava di più di questo qua. Allora, innanzitutto abbiamo l'alimentazione primaria, l'alimentazione di rete primaria, che è messa a massa con questo cavo qua. Questo cavo ovviamente l'hanno messo per isolare la superficie che è in alluminio. Se questo cavo non c'era, noi toccavamo, cioè, quando toccavamo ci arrivava la tensione che arrivava da qua, cioè 230 volt, 220, massimo 240. Questo è il primario, da qua, questo intanto è proprio il primario, si tocca questo ovviamente a Dio per sempre, e arriva diciamo fino a qua, fino a questo trasformatorino, pure qua dentro c'è il filamento di rame. Questo condensatore, ovviamente la cosa più importante, va a filtrare la corrente che va al secondario, che inizia da questi condensatori. Questo è il secondario che va, qua c'è un diodo, è gigante, che va poi al connettore che va alla scheda madre. Perché si chiama secondario, ovviamente? Questo già lo sapete voi. Dai.
Fino al primario, questo condensatore filtra la corrente per far andare, intanto qua abbiamo un fusibile, filtra la corrente per farla andare liscia, pulita, appunto filtrata, al secondario. Se non è filtrata, il tutto si surriscalda e alla fine va in protezione. Se non va in protezione, ragazzi, si incendia. Per ora, vabbè, si è acceso fino a 2 giorni fa, quindi vuol dire che per ora il tutto è a posto. Infatti si vede, tranne la polvere, ma vabbè. Questa è la scheda madre. Aspettavo di più grande, però vabbè. Noi già l'avevamo visto, però vabbè. Non è qua per spiegarvi di più l'interiore. L'altra volta avevamo visto di meno. Condensatori sempre. Allora, questi qua sono tutti condensatori di filtraggio, per il secondario. Quello del primario ovviamente è quello là, che è sempre più grande di tutti. La marca si vede qui? Non lo so io. È da 450 volt, 100 microfarad. Vabbè. Allora, qua abbiamo i cavi della lampada, due, ovviamente non è gigante, questo è 15 pollici, quindi una lampada qua sopra e una lampada qua sotto. Innanzitutto abbiamo l'inverter, si può toccare perché ovviamente è protetto dalla plastica, ma questo diventa incandescente. Qua abbiamo i vari story, ho un condensatore, no, questi sono condensatori a disco, questi qua, ovviamente hanno una forma rotonda, no? Cioè, sì, che i picchi si chiamerebbero a disco. Questo qua... Io non vorrei che questa fosse la T-Con, che sarebbe, io di quanto ho capito, è la scheda video, ma secondo me è una scheda che gestisce il video, che cosa per fare comparire l'immagine nel display. Diciamo la scheda video. Questa o è la T-Con o è comunque la scheda che gestisce LED. Penso proprio di no. Questa non ho capito cos'è questo. Cosa c'è scritto? Qua c'è un dissipatorino. Cioè, deve esserci un dissipatore, deve essere una cosa molto importante. Va sempre dal secondario. Va dalla scheda madre stavolta a questa schedina che non so che cos'è. Che c'è scritto qua? 5250. Niente. Qua abbiamo pure le resistenze piccolissime poi. Sempre resistenze sono. Qua hanno fatto una serigrafia, qua hanno disegnato qualcosa che non so cosa sta a significare. Abbiamo la VGA, la presa alimentazione e l'entrata in dell'audio, che come abbiamo visto prima c'è l'altoparlantino. Questo diciamo è l'interiore del monitor. Ovviamente non potrebbe essere chissà che cosa, perché questo monitor è 15 pollici. Andando a vedere, girandolo, certo, girarlo è un problema qua perché non vorrei far urtare il tutto, quindi meglio alzarlo così e vediamolo così. Come potete vedere, qua abbiamo tutto il monitor che è distrutto praticamente, come è combinato, però mamma mia. Questi qua, vedete, queste cose bianche sono proprio graffie. Vediamo se riesco a metterle a fuoco proprio in primissimo macro. Vediamo se riesco. Effetto. Vedete, qua è proprio sfondato, ancora si vede però bene l'immagine, però vedete ragazzi, è pieno di segni di usura, pieno, zeppo, 15 anni c'è stato, no? Sì, c'è 15 anni mi è stufoso questo. Qua è tutto arrugginito, chissà quanta umidità ha preso, e ovviamente in futuro il mio televisore, che questo era qua, al posto di questo era, prenderà la stessa umidità e si combinerà peggio. C'ha 2 anni di garanzia, questo qua durerà mezzo anno, va bene. Tanto, finché in garanzia, se si rompe da solo, almeno ce lo ri dovrebbero riparare gratis. Perché io, ragazzi, come voi non sapete, perché non ve l'ho detto, io questo qua non lo andrò a toccare di 1 mm. Neanche così sta fermo. Qua, massimo lo giro per attaccare le cuffie, perché comunque spesso voglio ascoltare le casse di questo televisore. Va bene, questo qua è il monitor. E questi sono i suoi altoparlantini, come avete visto. La pulsantiera, che adesso io gli spruzzo un po' di WD-40 perché mi sa che ha proprio bisogno. E questa è tutta, ovviamente, normale, non è mai stato pulito. Guardate quello che c'è qua. Cioè, veramente indescrivibile, ragazzi. C'è proprio la rugna che ince. Qua c'è l'attacco del muro. Questo è il pin, non so cosa sta a significare, forse un codice seriale. Questi ovviamente sono i connettorini degli altoparlanti. Si possono pure estrarre, ma io non li estraggo pure perché di quanto si è incrostata qua la sporcizia, la rugna, sono rimasta ovviamente fatta da super attack la sporcizia, quindi non si staccherà mai.
Va bene, io vado a rimontare il tutto, quindi ragazzi ci vediamo in un altro video. E arrivederci a tutti quanti. Ovviamente dimenticavo, questo condensatore di filtro è 2 giorni che non ho attaccato la presa, si sarà scaricata a 0 volt, circa dopo 10 minuti massimo, massimo di meno, si scarica tutto, e pure in 3 minuti. E questo qua è quello che rimane carico se staccate la presa un pochettino, un po' dopo si scarica, quindi comunque è sempre pericoloso. Ma siccome è 2 giorni che la presa è staccata, questo la sarà a 0. Volevo farvi vedere e misurare il condensatore di filtro. Ovviamente come si fa, ma questo non sono io ad insegnarvelo, a farvelo vedere, ma ve lo farò solamente vedere pure perché voglio provarci anch'io che è la prima volta. Allora, come potete vedere qua nella serigrafia del condensatore lì sotto c'è scritto più e meno. Questo già lo sappiamo. Più là in là non c'è scritto niente, ma è meno. Il meno ovviamente va dove non c'è scritto niente, pure perché si deve rispettare la polarità. Accendiamo. Ecco, e te pareva. Si è scaricata la batteria, si è scaricata. Dai, in serio. Comunque si deve mettere la scala 1000 volt. Pure perché il condensatore è sempre 450 volt. Quindi alcuni tester, per esempio, guarda caso il mio, che è più economico, costato 10 euro, vabbè. Arriva a 200 volt e poi arriva a 1000, quindi se mette la scala a 1000 volt, morta la batteria, mi è morta proprio ora. Quando mi serve, proprio quando mi serve, si è morta. Dà più segni di vita sta merda. Ma tu devi vedere, ma che schifo di coso. Almeno il bip lo fa. Fa neanche il bip. Quando riesco a puntare non fa neanche il bip. Oh, crepata la batteria e ha 8 mesi sto coso. Cioè non è che non ci dovete credere. Ci ha messo suono sto coso, eh. Guardate. Tuc. Madonna, si muove. Ma muovere. Mi muovo, ragazzi. Proprio il segno del destino. Va bene. È zero. Come immaginavo, era 0 volt.